Ciao donne e uomini nudi e bentornati qui nell'officina più ricca o quasi di sempre. Oggi vediamo cosa andare a acchiappare direttamente dal parcheggio. Abbiamo una Mayen M8 che è un Audi A8. Sì, avrei preferito la Mayen M8R che era una S8, però non l'ho trovata e quindi stica. Io direi che oggi facciamo un salto alle aste. Vabbè, la McLaren F1 2.427 un po' mi attira, perché poi la rivenderò a un prezzo molto più elevato. Con 2 milioni cosa mi danno? Forse il telaio? Probabile. Invece no! Tanta roba! Ma veramente? Solo a 2 milioni? Ma proviamo ad acquistarla, sì, che poi non saranno mai 2 milioni, perché immagino... Ecco, siamo già 2 milioni e mezzo, 2,6. Vabbè, siamo già 3 milioni. Sì che ne possiamo guadagnare così tanti che ci può anche stare, eh. Andiamo di botte enormi qua, eh. Siamo a 3 milioni e 6... 3,7. Sì, non esagerate perché io a 5 non ci arrivo, ve lo dico. Mollo prima di arrivare a 5. Ah, io ve l'ho detto. No, mi sa che mollo prima. Faccio ancora qualche offerta, ma poi ancora una. Se arrivo a 5 mollo, basta. Rinuncio. No, mi spiace, no, che cavolo. Siete esagerati, volevo portarmi a casa una F1. Ok, un'altra. Questa è interessante. A 800 e rotti mila, cos'ha che non va? Orca miseria. Stato della vettura. Ok, faccio che provare a prenderla. Beh, qua partiamo molto più bassi, quindi ha un po' più senso. Lo so che non c'è nulla, ma dai, 1.300.000 e 4. Raga, ma i soldi! Sì, ma non mi metta ad arrivare tipo a 3 o 4, eh. Tanto vale. Faccio ancora qualche offerta, poi basta. Ok, 2-3 la prendo. La metto nel parcheggio per adesso. È perché fa fare tanti soldi. Il buono di avere le F1 è che poi rivendendole diventiamo sempre più ricchi. E quella è una cosa importante della F1. Ok, torniamo al garage. Una F1 ce la siamo portata a casa. Quindi oggi potremmo fare o l'Audi A8, il Golfino arrabbiato, qua mi dice 83, la Dodge Challenger, che si potrebbe anche fare, oppure la nostra GTO. Abbiamo ancora la Viper da fare, eh? Un'altra auto che immagino sia incontenibile manco se paghiamo. E direi di andare proprio con la Viper. Ed ecco qui la nostra Viperona, ma che bella! Beh, di lato più o meno sì, la parte davanti non tanto, quella dietro insomma, l'hanno un po' disfatta se vogliamo, però vabbè. In questo caso abbiamo una bella SRT Viper, dico SRT perché vedete qua poi dopo arrivano i cultori e mi dicono no, perché se dici Dodge è sbagliato, perché Dodge lo dovevi dire prima del 2012 o dopo il 2014. Andiamo a lavare questa Viper. Qua bisogna essere giusti, perché sennò poi mi bacchettate le mani. Lavala dentro, che non so chi l'ha toccata, cosa ci hanno fatto, chissà che le porcate che hanno fatto lì dentro. Anche se qua di spazio ce n'è davvero poco ed è una macchina veramente, per chi soffre di claustrofobia, è fantastica. E io non ne soffro fortunatamente, però. Ponte 1, stiamo arrivando. Liberate il ponte 1, grazie. Allora, aumentiamo la grandezza dei cerchi, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Poi lo spessore delle ruote, beh, sì, ma non troppo, penso poco, perché sennò usciamo di brutto. Qua siamo praticamente fuori, quindi magari solo un goccio dietro e basta. Abbiamo dei 20, che sono già dei bei cerchi, 2,95, spalla 30. Allora, che cerchi potrei mettere su una Viper? Sicuramente razze ben separate, ma anche un po' muscolose se vogliamo. Per intenderci, non così magari, ma cose un po' più spessarelle, ecco. O questi, che non sono niente male, o anche questi, sì sì. Proviamo, quantità 1, ne prendiamo uno da 21, poi ci mettiamo degli slick, ovviamente da 21, perché sennò sarebbe un po' difficile. Al posto di 2,95 facciamo 305 e vediamo come starebbe. Ok, togliamo questo che non si può vedere, mi fa schifo solo a vederlo, che ribrezzo. Questi mi danno un po' più... là. Ci siamo. Volendo avrei potuto esagerare ancora un goccino. Ci sta, preferisco una spalla leggermente più alta, che va anche a chiudere un po' il passaruota, che mi piace un po' di più. Bella bella. Boh, togliamo tutto il resto. Questa macchina praticamente è nuova, eh. Tutti i livelli altissimi. Bene, i cerchi allora vanno bene questi. Perfetto, abbiamo tutte quante le ruote. Abbiamo dei 2,95 davanti e 2,305 dietro. Nuova, la madonna. È un bilocale qua dentro.
e niente, togliamo tutto quanto e cerchiamo anche di riparare, credo. Perché non è che possiamo andare a buttare tutto, qua è tutta roba nuova di pacca. Meretto elettronica fantastica, vai, dai una bella saldata a questa macchina che è già bellissima, qua c'è veramente poco da fare. Grazie Meretto elettronica fantastica, ci rivediamo. Qua ci siamo veramente, poi togliamo anche gli interni, che sono spettacolari. Gli interni io lascerei così perché sono bellissimi. Volante non mi fa particolarmente impazzire, ma ci può stare in quest'auto. Guardate solo che motore, questo non lo butto, eh. Come starà olio? Credo bene. Benissimo, l'olio è nuovo. No, basta, ok, l'ho già scaricato una volta, direi che può bastare. Passiamo sotto e togliamo la scatola cambio, nonché l'albero di trasmissione. Grazie! Mi piace quando mi lanci così. Mi hai ucciso praticamente. E mo come torno? Ah beh, così allora è tutto facile. Ok, togliamo anche questo e i due pezzi di scarico, fantastico. Che ricordo lo vado a mettere via, perché anzi lo metto nel trespolo. Io di AXK non ne ho, immagino. No, infatti, porca miseria, devo far tutto. Ok, smontiamo tutto ed elaboriamo questo motore. Ta-da! È il motore a posto. Sono stato veloce, eh? Per voi è passato nulla, per me un pochino di più. Come vedete, tutto 100%. E lo vado a rinziccare dentro. E lo sapevo, lo so, ma non ti devi preoccupare. Io pago, non ti preoccupare, via. Sì, 50 per un po' di liquido, certo. T'ho preso male per riuscire a tenervi pulita l'officina. È un'officina, come fa a essere pulita un'officina? Scusatemi, arrivano un milione di messaggi. E questa volta è tutta colpa di Giacal84. Andiamo a staccare via anche il modulo ABS. Dai, modulino, fuori dalle balle. Potremmo aggiustare qualcosa? Direi proprio di sì. Le clip, perché non vi compro, non valete un cavolo. Ti odio, clip dei miei Zebedei. Sì, comunque quest'auto era praticamente nuova, eh. Guardate tutte le cose, sono tutte altissime, 96%, 87%. Se volete la macchina, signori, macchina nuova senza le ruote, un alleggerimento di peso che vi regaliamo noi, batteria che non ho, fantastico, servofreno. L'EQ ovviamente va acquistata, figuriamoci, mi rompi il cazzo. Tanto. Dai, batteria nuova, le balle nuova, l'ho ricaricata ma torna nuova in tutti i sensi. Poi, base dalla scatola, quanto ti posso odiare. Sì, non è un'operazione che mi piace fare, ecco, un po' si è notato. Più o meno è grosso come il serbatoio del servofreno, eh. Più o meno, un bel relè grosso. E chiudiamo sto schifo, oh là. E tanto che eravamo qui, potevamo prendere anche la EQ, che ovviamente ho già cancellato dalla lista perché sono una persona di una certa cultura. Il serbatoio no, purtroppo, per quanto sembrano buoni ma non sono abbastanza buoni. E quelle maledette clip che odio tanto. E ora possiamo anche montare il motorazzo, che è al 100% super tamarrato. Oh, ti levo dalle balle. Ah, madonna. Lo so, ma ve l'ho detto che è un bilocale sta roba. Il Bulbulatronics Masterclass Plus. Basta. Ok, ora prendiamo le parti della carrozzeria che non abbiamo ancora preso e svuotiamoci magari delle parti inutili come queste, per quanto siano ancora abbastanza buone, non abbastanza. Direi di andare prima su body tuning. Ah, ma che bello, possiamo avere questo genere qua tipo a LED o questi? Addirittura. Allora, tra i due sinceramente non lo so, perché mi fanno venire in mente la Lamborghini tutte e due. Oddio, più uno che l'altro, però a me piacciono tutti. Adesso non vorrei dire, ma ne tolgo uno, voglio capire. Guardate i suoi fari, eh. Mi piacciono di più. Non mi piacciono questi qua. A confronto preferivo i suoi. Guardate come sta meglio così. Tutta la vita. Poi vabbè, sono gusti miei personali, eh. Ah, le targhe. Cavolo, non sono andato ancora a prenderle. Sono una bruttissima persona. 1 e 1, 2. Beccati la targa Italy Dark. E questa? Ah, qua. Sì, va bene. Ok, ci sta. Alzati, ma non camminare ancora. Bene, l'auto in questo momento è a una buona percentuale, 100-100-100, pezzi 91, ma veramente qua smonterò tutto e cercherò di riparare tutto perché è tutta roba praticamente nuova. Ovvio, la linea scarico la tolgo perché vabbè, quella va elaborata e quindi ci sta. Ma il più, tutto il resto, tutto quello che posso, assolutamente. Scatola cambio, anche in questo caso la prenderò nuova, perché voglio la versione da elaborare, quello che vi pare a voi. Però poi tante altre cose no, perché è tutto nuovo. E riparerò l'impossibile. Trestellerò anche tutto quello che posso. Fantastico, anche il motorino di avviamento mi è andato dal culo.
Bene, allora adesso smonto tutto e ci vediamo qui quando sarà un po' più nuda. Oh, adesso sì. E ora si ripara l'impossibile. 6 maledette pagine. Allora, vediamo un po'. Queste cose qua vanno eliminate tutte. Sì, magari ho anche preso cose in più, ma non fa niente. La lista della spesa. Ho già acquistato tutto il possibile per far più veloce. Infatti sto facendo veloce. Così conviene, perché sennò si diventa vecchi. Sì, ma allontanati, continua ad andare a destra e a sinistra. Dai, non vedo l'ora di provarla. Voglio vedere quest'auto se mi darà soddisfazioni. Poi stare in strada invece è tutta un'altra cosa. Potrebbe essere una delle peggiori nel stare in strada. Questo sì, me ne rendo conto. Non è mai stata un'auto proprio di quelle tranquille, senza problemi. E che abbiamo finito? Ok, ora non ci resta che tirarla giù un attimo. Aprire questo bilocale. Fantastico. Meraviglioso. Vediamo qua. 100, 100, 99, 100. Perché? No, cosa ho dimenticato adesso? Una boccola può essere? Vado a vedere qua, boccola, boccola messa e messa. Ah, la clip. Forse ho dimenticato una clip. 1, 2, 3. Eh no, ci sono tutte. Cos'è che ho dimenticato adesso? No, adesso mi sto chiedendo cosa ho dimenticato, perché in realtà non so davvero cosa ho dimenticato. Mi dice 99% di pezzi, ma io credo di aver messo tutto. Che cavolo, mi sono dimenticato stavolta. No, ho dovuto richiedere l'aiuto perché non trovavo il problema. E alla fine il problema è comparso qua. Io ho comprato 20 boccole o 18, adesso non mi ricordo più quante ne ho comprate, e non mi sono bastate. Alla fine lui è andato a acchiapparmene due che non erano al 100%. Incredibile. Senza parole. Finire le boccole è veramente un disonore. Toh, ne compro due giusto così, per scazza. Ma si possono finire le boccole? Sono senza parole. E vabbè, sono cose che capitano, anche se preferirei non vederle capitare ste cose, però capita. Ho un chilo di roba ancora qua. Io vendo tutto adesso. Ok, ho venduto tutto, speriamo in bene. Ok, 100, 100, 100, 100. Perfetto, andiamo a verniciare l'auto. E la Viper io vorrei farla in una certa maniera. Ma dipende un po' dalla livrea. Non lo so, adesso sono un po' indeciso. O la faccio così, una specie di azzurro, ma non è blu. Blu e nero così? Ma sì, andata. Basta, la volevo fare blu dall'inizio. I cerchi però starebbero bene neri. Cavolo, ma perché mi vengono queste idee? Perché? Perché mi vengono queste idee folli che non valgono niente? Mi fanno perdere un sacco di tempo. Non è normale che mi vengano queste idee del cavolo. Io sto vizio di mettere i cerchi troppo presto. Devo metterli alla fine. Mi devo ricordare di questa cosa. Cerchi alla fine, me lo devo scrivere. Ok, il cerchio l'ho voluto fare cromo nero, che vabbè sarebbe un nero di quello che proprio assurdo, che ci piace un botto. E ora andiamo di corsa. Toccaccio! È un nero che però non mi dispiace, non lo so, volevo provarlo. È un nero molto particolare, un nero quasi cromato, bello, ci sta. No, cosa ho schiacciato? Aspetta, sì, 2,95 giusto. Poi mi dice, no, le davanti sono diverse, vaffa, no. Invece così sono sicuro di non aver fatto danno. Benissimo, l'auto è a posto e andiamo di convergenza come se non ci fosse un domani. Con nostro grande stupore, uno è già belle che a posto. Fantastico. Ok, i fari ovviamente sono dove cavolo gli pare a loro. Il prossimo sarà su Marte, sono sicuro. Perfetto, anche i fari sono a posto. Sì, sì, è bella, non abbiamo tempo ora però. Bam, andiamo subito al dinamometro. Partiamo con 403 cavalli, 507 Nm. E finiamo con 891 cavalli e 1097 Nm. Madonna. Ok, do giusto un'occhiatina qua. Cerco di non esagerare. E se ora schiaccio tutto? Sì, funziona. Siamo a 290-350. Non li prende proprio esageratamente arrabbiata, però abbastanza per crearci bei cavoli. 430, 450. Oh signore. Siamo a 460. Beh, però li prende tranquilla, 480. Siamo a 4,93. 500 all'ora. 507. 508. Beh, dai.
512 km orari non è male. Chi ha fatto questo ha vinto. È la Madonna. Comunque 500 rotti li abbiamo fatti e direi che siamo pronti per andare in pista. Cerchiamo di partire leggermente decenti, se ci riusciamo. Ho detto decenti, ma già ho sbagliato tutto praticamente. È veramente arrabbiata con l'esistenza sta macchina. Con la differenza che questa non solo non perdona, ma se voi fate l'errore di giocarci troppo, lei vi porta fuori e vi uccidete. No, no, qua non perdona niente, eh. Sta macchina di perdonare non ha voglia. Dai, tutto giù. E cerchiamo di fare una frenata un po' decisa. Dai, forse ci riusciamo a fare qualcosa di decente. E devo tenere proprio l'acceleratore al minimo qua per non morire. Tutto giù adesso. Oddio, giù, frena però. Ok. È difficile da tenere che metà basta. La nostra Viper ha fatto 1.29.208 e vediamo subito la nostra classificozza, dove la Viper si posiziona poco sotto la Punto e prima della Panda, quindi ottava posizione per la nostra Viper, tanta roba. Comunque è davanti in macchine come appunto la Panda, che vabbè, uno dice vabbè fa ridere, però teneva bene, quindi in pista ha fatto il suo tempo. E davanti la XJ220, la 370Z, la Sierra e molte altre. Tanta tanta roba, ottima vettura per il genere di trazione e la potenza, si è comportata bene. Ora vediamo subito quanto ci può far guadagnare. E 203.000 li prendiamo tutti, assolutamente sì. E ritorniamo ad avere qualche soldino. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo un solito pollice su, ma soprattutto tanti commenti qua sotto che mi fanno davvero piacere. Quindi un salutone e alla prossima. Ciao belli!